questo video mostreremo come un'associazione turistica PT, azienda di promozione turistica in generale, può sfruttare la realtà aumentata per promuovere il proprio territorio. In questo caso specifico è un caso reale, quindi una case history, ed è la storia del tour virtuale a realtà aumentata che abbiamo realizzato per l'associazione turistica della Valpassiria. Quello che vedete qui è la home page della Valpassiria. Come vedete, sono già stati implementati dei bottoni per poter andare al virtual tour, oppure in basso, scorrendo in basso, è stato inserito, integrato all'interno del sito il tour virtuale. Noi adesso passeremo allo schermo intero perché chiaramente si vede meglio. Come ci si muove in un tour virtuale? Beh, è molto semplice, basta trascinare il mouse per visualizzare tutti i 360 gradi che abbiamo intorno. Quindi spostandosi, tenendo premuto il mouse, si fa così. La stessa cosa se abbiamo un cellulare, trascinando col dito, oppure se abbiamo un visore di realtà aumentata, tipo l'Oculus, per fare un esempio, o il cardboard della Google, il classico cardboard della Google, è sufficiente girare la testa e in quel modo ci si muove all'interno della realtà. Voglio subito far notare che i nostri virtual tour sono multilingue, quindi è possibile scegliere la lingua. In questo caso siamo già sull'italiano, però posso scegliere ad esempio il tedesco in questo caso e automaticamente tutti i testi si trasformano in tedesco o in inglese. Vedete che vanno automaticamente in inglese. Adesso torniamo all'italiano, visto che questo video è in italiano. Quindi è possibile muoversi trascinando, abbiamo visto il mouse, è possibile passare da una fotosferica all'altra, cliccando sull'icona che mi indica il movimento, appunto, in questo caso ad esempio un elicottero, che è solo una convenzione, mi porta a un'altra foto aerea. Mentre una freccia in basso, in questo caso, mi porta a una foto panoramica a terra. A terra posso muovermi con queste icone che rappresentano i piedi. Sono convenzioni, possiamo utilizzare chiaramente qualunque tipo di icona a seconda delle necessità del corpo e dell'azienda, eccetera. E in più abbiamo, torniamo dove eravamo prima, la possibilità, nel momento in cui noi visualizziamo delle icone informative come questa, è di aprire una finestra all'interno del tour che mi presenta dei contenuti multimediali, che siano testi, audio, video, fotografie, qualunque cosa, in cui io posso avere delle informazioni subito relativamente a quello che sto guardando. Questo è quello che si intende per realtà aumentata. Abbiamo visto dei testi, in questo caso una pagina web, possono essere anche semplicissimi testi, oppure dei video. E qui posso appunto visualizzare. Il video, in questo caso, che viene proveniente direttamente da YouTube. Cliccando all'esterno del video si chiude il video. Un altro modo per muoversi, per navigare o comunque per decidere dove andare e cosa fare, è quello di utilizzare il menu. Come vedete, il menu è un menu a diversi livelli, mi permette di muovermi innanzitutto tra le quattro principali località della Valpassiria. Adesso siamo in Alta Valpassiria, possiamo per esempio andare a Rifiano e andiamo nella piazza del paese di Rifiano. Oppure attraverso il menu possiamo andare anche a cercarci delle informazioni direttamente. Io in questo momento voglio subito cercare un alloggio, voglio vedere gli alloggi che hanno il Virtual Tour. Qui abbiamo in prima battuta tutti gli alloggi che hanno un tour virtuale
a 360 gradi. Apriamone uno a caso, per esempio l'Hotel Sonnenalm, e anche qui vedete che abbiamo un tour virtuale diverso. Abbiamo fatto questo anche noi, il principio è sempre lo stesso. Adesso questo lo chiudiamo. Dicevamo che possiamo andare appunto a cercare gli alloggi oppure a cercare i ristoranti, e anche qua nello stesso modo. Andiamo a vedere un tour virtuale dell'Ilberkeller, che è un ristorante tipico di Caithness. All'interno dei locali è anche possibile entrare nel momento in cui ci si muove per il paese. Andiamo ad esempio a San Martino, andiamo in via del Villaggio, vedete che già qui arriviamo davanti a un hotel ristorante. Anche qui posso avere le informazioni, in questo caso il sito del cliente, il sito dell'hotel, oppure entrare fisicamente all'interno degli ambienti. Con uno strumento di questo genere è possibile condurre il proprio potenziale ospite a visitare i luoghi prima che venga fisicamente, quindi che si possa già fare un'idea chiara. Possiamo portarli in mezzo alla natura, quindi valorizzare quella che è la nostra offerta naturale. Come vedete, l'utente può decidere di muoversi come vuole, quindi andare in una direzione o nell'altra, oppure naturalmente può andare a scegliere delle altre destinazioni. Spostiamoci nella Alta Val Passiria, andiamo ad esempio a Plan, entrare in chiesa. Magari prima di entrare possiamo vedere, avere le informazioni su questa chiesa parrocchiale. E poi possiamo entrare e visualizzare la chiesa, il museo, qualunque cosa sia importante mostrare al proprio ospite. Naturalmente è possibile anche creare dei percorsi predefiniti se si vuole, oppure come in questo caso lasciare che sia l'utente a decidere come muoversi e dove andare.